pochissimi minuti ma in, in questo momento stiamo ricevendo le parti sociali io coordinavo il tavolo dell'incontro con tutte le parti sociali associazioni di categoria ci sono i governatori anche presenti in conferenza personale in videoconferenza ci siamo assentati un attimo perché eh, era necessario chiarire ovviamente il capitolo delle, per quanto riguarda le misure varate eh, il capitolo della scuola. Lascio la parola alla ministra Lucia Zolina, competente in materia scolastica, ovviamente. Grazie presidente. Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Eh, per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente di eh, sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo quindi da domani a partire da domani so che è una decisione di impatto come Ministro dell'Istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale seppur a distanza venga fornito a tutti i nostri studenti. Guardate, aggiungo solo una considerazione, Abbiate pazienza, non ci abbiamo senza non c'abbiamo veramente non è questione di volontà ma non abbiamo Mi eh, se mi fa parlare Fusani se vuole venire a spiegarlo a lei io stavo parlando, stavo cercando di spiegare qualcosa, di dire qualcosa in più. Allora, eh, ci siamo, come sapete, questa mattina tutti i ministri, con tutti i ministri siamo riuniti, non era formalmente un Consiglio dei Ministri. Siamo riuniti tutti però per valutare un aggiornamento sulla emergenza sanitaria. E, eh, ho richiesto, d'accordo ovviamente con il Ministro Speranza, anche la presenza del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Professor Brusaferro. Il Professor Brusaferro ovviamente ci ha aiutato, insieme al Ministro Speranza, che è diventato anche lui esperto perché in questa materia ormai è tutti i giorni che ci sta lavorando, ci ha aiutato un attimo a eh, valutare qual è la situazione attuale epidemiologica. Qual è l'andamento della diffusione del contagio e ci ha fornito tutta una serie di valutazioni tecniche. Ci sono servite, io ero stato ieri sono stato 5 ore in protezione civile con il ministro Speranza, però è servito anche a tutti gli altri ministri per avere un aggiornamento a tutto campo a 360 gradi sulla situazione emergenziale. Dopodiché, vi anticipo in modo molto trasparente, perché noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola di azione, verità e trasparenza. Un'ampia parte della conversazione, dello scambio informativo è stato dedicato al capitolo delle scuole e delle università. Quindi abbiamo fatto un'ampia valutazione con, avvalendoci del, dell'ausilio tecnico e dell'esperto del professor Brusaferro avevo fatto varie valutazioni, l'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Però ci siamo anche detti, e l'ho chiarito a tutti, eravamo tutti consapevoli, attenzione però, su questo, alla luce dello scambio informativo che c'è stato, demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi col Comitato Tecnico Scientifico per un approfondimento specifico sul punto delle scuole, sospensione delle attività didattiche in vista della crisi epidemiologica in corso. Ecco perché abbiamo impiegato un po' di tempo. La notizia che fu riuscita, che è stata anticipata, è stata completamente improvvida, perché non, avevamo, non ci siamo lasciati con la decisione finale. In quanto abbiamo demandato al professor Brusaferro un approfondimento per avere tutti gli elementi di valutazione e un approfondimento sul tema delle scuole. Ci è arrivata questa valutazione tecno-scientifica da poco. A questo punto nell'ambito delle responsabilità, di quel margine di iscrizionalità politica che rimane sempre al governo, di chi poi firma alla fine il DPCM che disporrà la chiusura delle scuole. Su proposta del Ministro Speranza della Salute. Sentita la ministra e gli altri ministri competenti poi rimane la decisione finale. Alla luce degli elementi sin qui acquisiti, tenuto anche conto che in questo momento ciascuno sta andando un po' sul territorio per suo conto, molti stanno perseguendo una chiusura diciamo, sostanziale a dispetto di quelli che sono i provvedimenti formali abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività, come ha riassunto l'amministrazione, sino al 15 eh, di questo mese, lasciando ovviamente poi tutte le valutazioni, le elaborazioni al Comitato Tecnico e Scientifico di valutare nel frattempo come si sta evolvendo questa, questo, questa crisi e poi faremo le valutazioni finali. Tutto qui. Grazie, grazie a tutti. Tornerò, torneremo ad aggiornarvi per quanto riguarda adesso. Questa sera vi diamo questa notizia che stiamo preparando, stiamo lavorando allecremente per il DPCM con le ultime misure. e Torneremo a comunicarvele presto. Grazie. Lo voglio firmare stasera anche perché, ovviamente, per la chiusura delle scuole domani. Quindi, lo stiamo, abbiamo già una bozza pronta. Ha tirato, fuori che in momento, ha, ha tirato fuori che in questo momento noi eh, siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus. Perché abbiamo delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che per quanto eccellente, per quanto efficiente e rischia di andare in sovraccarico. E questo è un problema ovviamente a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo, perché come avrete compreso abbiamo un problema con la terapia intensiva e subintensiva, se ovviamente una crisi esponenziale dovesse proseguire. Grazie.